Attenzione, in questo video vedrete immagini totalmente casuali, tratte da una classica giornata al Mottolino Bike Park. Pronto? Parlo con lo sfalloppio? Stiamo mangiando e arriviamo. Ma che cazzo state mangiando a fare? Non siamo andati a fare la spesa Ma figa, ma sei serio? Oggi è il sole e non girate? Ma porca, come siete rincoglioniti, Posso? Posso dirlo? 11.01, uno viene a Livigno, c'è questo tempo, cosa fa la prima cosa? Vado a fare la spesa. Ma io dico, ma perché? Tu mi devi spiegare il motivo perché il Monza Pizza Bike Park attrae i casi umani. Cioè non esiste una persona che sia al Monza Pizza Bike Park che non è un caso umano. Cosa ti devo dire? Sapete che video è questo? Il classico video che faccio ogni anno, totalmente a caso al Mottolino. Perché uno all'anno devo riuscire a farlo sto cazzo di video, dove non penso a filmare, ma penso solo a girare. Comunque è bello che dici, mentre filmi, che vengo a Livigno e non filmo. Sono incazzato comunque, sono veramente incazzato. Weekend di chiusura, c'è il sole, siamo venuti venerdì proprio per evitare il brutto tempo di sabato e domenica. Vengono sui bambini della Monza Pizza Gang. E dove sono? Sono a far la spesa. Poi prendono per il culo l'Arboreto e poi fanno peggio di lui. Ciao, quasi quasi per iniziare inizio in che parli tutti e due. Eccolo. Padre nostro che sei nei cieli. Uomo, uomo. Guarda lì Robbins. Oh my god, era lungo. Il trucco ragazzi per whippare tanto è guardare la ruota dietro. Come fare? Volevo dissarlo, scusa. Oh, ricordati adesso, sui due condomini, fidati, guarda la ruota dietro. Sì. Oh, e poi appena a terra devi gasarti, Così devi fare. Sì. Aspetta, adesso mi fermo perché devo farglielo vedere. Perché mi sembra che non ha capito come si fa. Robby, non hai capito? Osserva. Vedi le gambe un po' così larghe. Quando arrivi qua fai. Hai visto? Figa. Vedi, così si chiama. Perché non mi chi eri lui? Il Barlafus. Perché poi ce ne tanti che whippano così in realtà. Cioè, è così che si whippa. Tu esci dritto e guardi la ruota dietro. Au, au, ca, o, vi doppia, tu, ti, o, whip. È tecnicamente difficile come trick. Non è facile, comunque. Ma infatti, cazzo, dopo devo provarlo con la dirt. Andiamo giù a provarlo sul bag e lo così lo perfezioni. Vero, posso perfezionarlo sul bag. Oh shit! Minchia, cos'è scavata! Ragazzi, dopo il party ride, questo tepore estivo, questa tranquillità non mi sembra vera. Ah, non è il party ride oggi. Bella, siete venute per il party ride? No, perché non era oggi il party ride. Che bello, è un'occasione più unica che rara questa. Vedere la bandiera lì giù. Quindi Robby, tu cosa fai? Fammi fare un giro. Va bene, ti è già venuto un po' l'accento livignasco, ho sentito. Fai due salti, accarezza un po' le mucche. Bene, abbiamo scaldato un po' il corpo e la mente con questo flippettino con la DH. Oh, ma guarda! Ma cos'è? La merdina. L'hai fatta tu. Tutto mi ricorda l'Arboreto. Non c'è l'Arboreto, quindi mi voleva accompagnare. A flippare lì. Sì, I'm alone now. Ho lasciato me stesso. Qui c'era un ripido, se non mi sbaglio. Non mi ricordo dove va preso. Beh, io lo prendo centrale. Techi. Tacchi, tacchi. Tacchi, tacchi. Techi, techi. Questo shark fin da urlare. Big boner da frenare un pelino e schiacciare. The big one. Big, no, ho sbagliato, devo fare big no foot. Mi faccio big no foot per festeggiare. Facciamo spaventare Robby su un punto che non avrebbe senso cadere, perché ho fatto quel salto lì e è impossibile arrivare qua. Però tipo adesso sparo la bici qua. Dico aiuto Robby, aiuto. Oh Robby, occhio. Aiuto Robby, aiuto. Qua, vieni, veloce. Mi sono sparato dentro sto albero. Sto pisciando. Bastardo, va forte lui, Sono dentro. Non riesco.
3 di là, giusto quei 3 metrelli. Attenzione. Ma guardalo come va. Eccolo. Oh, big jump. È l'unica. Ah, era l'unica da tentare. Comunque cazzo raga, sta bici sarà un po' vecchia di forme, infatti vi spoilero che sto lavorando a bici nuova, non volevo dirlo, scusate, però è una bici che non è stata concepita da DH estremo, ma con l'intento di farci free ride. E infatti è bella perché è corta, è piccolina, è super maneggevole. Belli pieni. Belli pieni, guardali qua, mangiato bene? Oh, brutto paccaro. Io? Tutti e due. Non, oggi mi stanno girando i bar spinché. A me girano i coglioni. Hai mangiato il formaggio stamattina? Ah. Ti sei svegliato un po' perché figa, ti è venuto su e quindi vado a mangiare i cetrioli col formaggio. No figa, ho fatto un'insalata greca buona, eh. Grecia di vigno. Glielo dici te o glielo dico io? Cioè Luca, non mi ricordo una cosa, oggi ti ho già mandato a fanculo. Cioè ma hai sentito quello che hai detto? Tu stamattina sei partito alle cazzo di 6 da Monza per venire a girare, sì. E cosa fai? Vieni qua alle 10 a mangiare l'insalata greca di vigno. Ma scusa, non mi ricordo una cosa, oggi ti ho già detto che sei rincoglionito. Siccome quei bastardelli mi hanno fatto venire voglia di girare in dirt a vederli, scaricato la dirt ragazzi, adesso andiamo su in air jump a farci una bella session. Ma la cosa è che i bastardi mi hanno convinto ad andare su proprio con la dirt, con l'oetto, e fare il pezzo di discesa, così almeno buttiamo via la bici proprio prima dell'Australia. Perfetto. 1, 2, 3, 4 coglioni con le bici sbagliate. Oh Luca, sui panettoncini Barspin, eh. Arietta, lo grosso dai. No, dritto non lo faccio con la dirt. È bello che non è che ho fatto due salti per abituarmi, no, DH, dirt, 3 da drop. Andiamo Riccardo. E Luchino. Vai Sassolino. C'è un cash rule. Oh shit. Yeah. Andiamo subito di nuovo trick. Oppo cash roll. Quindi di qua. Tum. Ah, che grattata! Cazzo di mulci merda! Sono grattato la schiena alla morte! Ma questo mulci gratta la vita! Ah, che bruciata! Cosa cazzo brucia sta merda? L'opzione è una, chiuderlo per non grattarsi ancora la schiena. Che bella facciata del mulci! Ah, che troia! Shit, che salvataggio era? Il salvataggio era più bello del trick, Mauro. Primo sul duro, raga. Sì. Oh! Raga, sta soffiando. Lunghissimo. Oh, vai che c'ha il vento dietro, eh. Ricky è arrivato lunghissimo. Africa. Porco troia! Oh, sai quando la prendi in culo? Tu hai detto che vuoi flippare? È un ferro vecchio. Oh la mado! Pesa tanto. Ma qui si muove tutto. Tua? Sì, è mia. Senti neanche il rumore. Bene, ha detto il signor Nico che vuole flipparla. Ci proviamo. Ragazzi, è come flippare la moto più o meno. Stessa sensazione. Io non girerei mai con la tua bici. Bene ragazzi, la session di dirt è stata molto breve come al solito, ma intensa, con 4 bestemmie e un trick nuovo. Vento si è alzato, è ora di andare a riprenderci la DH. Ti metti i bastoni tra le ruote. Cioè questi sono venuti già in dirt, hanno lasciato le bici lì, la strada è lì. Cioè chi è che vi ha detto di lasciarle? Spiegami il concetto di lasciare delle bici da tot euro nell'erbetta così lasciate libere. Perché siamo a Livigno a fine stagione e non ci sono più turisti, si può fare perché qua non ruba niente.
Ma porca puttana, Gianluca, ma come cazzo stai? Hai mangiato l'erba delle capre te stando qua, eh? Per favore, fammi fare l'integrazione di Foodspring. Quindi adesso te la bevi perché è sciolta, perché l'ho lasciata in macchina, porca puttana. Ho da fare un discorsetto qua, perché quest'anno Foodspring, ragazzi, ha veramente supportato tutto quello che ho fatto. Ma in particolare la cosa più figa che abbiamo fatto è il party ride. Ha pagato i 40 bike pass per ogni tappa del party ride. E io, quando vi faccio vedere i prodotti, è perché io sono sponsorizzato da loro, però è anche un prodotto che veramente utilizzo. E soprattutto quando qualcuno di voi mi chiede: cavolo, voglio aiutarti qua di là, se voi acquistate i prodotti che io sponsorizzo, il brand è solo più contento e di conseguenza riusciamo a portare sempre contenuti più fighi. Supportate i creator quando voi comprate i prodotti che noi promuoviamo. Chiaramente utilizzate i link in descrizione per acquistare le cose. Siamo tornati in pista, ragazzi. Tu segui me che ti faccio vedere una bella linea. Qui c'è la linea freeride. Là, ne han chiccati di brutto. Ne han chiccati di bestia questi. Guardali qua. Non volevo spaventarti, in realtà sei buono. Dai, dietro attaccato, sei già lontano. È la preda, è la preda, è la preda, è la preda. Qua siamo dentro nella BB. È già incazzatina. Eccolo qua. Ah, ma ha fatto la chicken. E questa è la linea difficile. No, ma mai nella vita. Oh, visto? Beh, raga, adesso una piccola 58 switch. C'è già un po' di brezza marina. E come al solito da solo, perché oggi è una giornata in solo praticamente. L'unica volta che l'ho provata ero qui con Ivo. Padre nostro che sei nei cieli. Che bello, raga, girare, farsi anche due giri da soli così su queste piste qua, cazzo, è bellissimo. Quest'anno purtroppo sono venuto solo una volta a girare a Mottolino. Tra eventi e gare e quant'altro, sapete, cioè veramente manca il tempo per poter venire a girare più spesso in DH. Mi piacerebbe passare molto più tempo. Io infatti l'ho apprezzato il periodo del Covid, perché ho girato tantissimo bike park in quel periodo. Io ho girato veramente un sacco. Ma poi credo... Niente, raga, stavo straparlando. Ciao, ci vediamo l'anno prossimo, bella.